Amici della Calabria che vorremmo, oggi ci troviamo a Saline Ioniche, un paese del Ionico della provincia di Reggio Calabria, esattamente comune di Montebello Ionico. Perché siamo qui, Dominga? Siamo qui perché oggi c'è la festa del paese. La festa del San Salvatore. Ecco, noi tra poco cedo il microfono a te perché andrai a raccogliere quelle che sono le tradizioni, la cultura di questo territorio, di questo paesino. E non ci resta altro che sentire anche i fedeli di questa, i fedeli per vedere quali sono le loro impressioni. Capire le emozioni del momento, perché è una festa molto seguita, è la festa del paese del San Salvatore. Quindi. Bene. Non c'è altro che lasciarti il microfono e andare a sentire i protagonisti di questa giornata. La ballano puliti sti figlioli, e la Madonna lì, e la Madonna lì, e la Madonna lì possa aiutarli, e la Madonna lì possa aiutarli. Abballati, prima di siete maritati, e si la ballate buoni, non vi canto e non vi sono, e si la ballate buoni, non vi canto e non vi sono. Posto. Esatto, sì. Ha ricevuto qualche segnale particolare da questo santo? Sì, la grazia che ci fa giornalmente per essere qua. È la cosa più bella, secondo me. Rispetto a quando era piccola, cos'è cambiato ad adesso? Per la festa stiamo parlando. È più bello, molto più bello. Signora, lei è del posto? Sì. Anche lei fedele a San Salvatore? Sì. Molto. Da quanti anni viene qua? A 35 anni, anche di più. E ogni anno è sempre una gioia?
Sì. La devozione per San Salvatore? Sempre. Del posto? Sì. Da una vita mi ha visto crescere. Quindi. Signora, lei? Sì, sì. Sono molto devota a Santo Salvatore. Posto? Sì. Di fedele a San Salvatore? Sì, sì. Sempre. È da 50 anni che... Rispetto a quando era piccolo, cosa è cambiato anche a livello di festa, di devozione magari? Ogni anno sempre meglio. Quindi giudizio positivo. Sì, sì, sì. Con noi abbiamo il sindaco di Saline Ioniche, Ugo Suraci. Bene, tutta la comunità in festa in occasione di San Salvatore, della festa. Si rinnova come ogni anno un grande sentimento di comunità e di comunione con il Santissimo Salvatore, è un appuntamento ormai che viene atteso da tutta la comunità, dimostra unità, impegno a far progredire e crescere intorno al pensiero cristiano, intorno alla sua Chiesa, questa comunità che ha tanto bisogno di sviluppo e di crescita. Noi ci affidiamo alla guida del Santissimo Salvatore per fare sempre meglio il nostro dovere anche come sindaco. Con noi abbiamo il presidente dei portatori della Vari, signor Giovanni Benedetto. Da quanto tempo è portatore? Io sono da 22 anni, da 20 anni faccio il presidente. E come mai questa... Siamo partiti con un gruppo di 20 persone e man mano tutti gli anni stiamo aumentando, ogni anno ne presentiamo 3, 4 alla volta, facciamo la presentazione il sabato prima dell'uscita del servizio. Per cui man mano aumentiamo sempre, siamo arrivati a un numero di 95 persone. Ma si avvicinano i giovani, sono devoti alla... Quest'anno abbiamo presentato 3 giovani e 2 minorenni che hanno firmato i padri per loro. Quindi si tramandano da padre in figlio? No, sono voluti entrare con noi e quindi siccome erano minorenni abbiamo invitato i padri a dover dare l'autorizzazione e poterli affettare con noi, che giustamente sono minorenni, quindi... Quindi sia la fede che la devozione ancora nei giovani c'è? Esiste. Con noi esiste ancora la fede, quindi abbiamo molti giovani che sono con noi, sia donne che uomini. Ma per essere portatori di Vara cosa bisogna fare? Noi ogni anno facciamo l'iscrizione dei nuovi soci, quelli che vogliono partecipare. Abbiamo un nostro statuto che presentiamo, diciamo, un regolamento che noi facciamo, di cui ognuno deve pagare la sua quota che è 2,50 € al mese, e con i soldi che raccogliamo li spendiamo per la parrocchia, diciamo, per le opere di beneficenza, di quello che c'è di bisogno. Va bene, buona processione. Grazie a tutti. Vedo che ci sono tante donne che ora state facendo uscire il santo. Signora, da quanto tempo è portatrice? 4-5 anni. 4-5 anni. Bene. E con quale fede, immagino? Certo. La signora da quanto tempo? Più di 5 anni, sì. Vedo che lei è più ragazza. Sì, 5 anni. 5 anni. Beh, ma perché essere portatrice della... È un segno pubblico della fede che ogni giorno manifestiamo nella vita quotidiana, oggi viene amplificato nel giorno della festa, solo un segno. No, io mi vergogno. Una battuta la posso fare. Essere donna significa anche questo. Esatto. Pensi che io vengo da Milano apposta? Ed è venuta proprio per essere presente alla festa? Sempre, tutti gli anni. E 15 anni. Quindi con quale fede immagini? Tantissimo. Grazie. Thank you.
mia, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E lei è portatore della vara? Sì, portatore della vara. Noi siamo la sezione della Madonna del Carmine di Stino, del Carmelo. E ogni anno scendiamo anche noi e portiamo anche noi San Salvatore. Quanto tempo? Da quanti anni? Diciamo che un 4 anni che noi scendiamo qui a salire a dare supporto, e anche loro danno supporto a noi, alla Madonna del Carmelo. Una cosa bella, ci riuniamo tutti insieme per dare così a notare. Si avvicinano con fede e devozione. Certo, certo, certo. È importante avvicinarli, perché la fede ormai, ecco, inizia a mancare. È importante che i giovani si avvicinino alla fede. Grazie. Troupe insieme al nostro operatore di ripresa Emanuele, e facciamo una pausa, un coffee black, con un dolcino, Alberto, sì, qualcosa, dolcino, qualcosa di fresco, tutto un dolcino, non sicuramente allora, lo prenderai un dolcino, sì, un Dominga dolcino. Prenderà un buon gelato. Noi abbiamo chiesto un giro e ci hanno detto questo è uno dei bar più importanti che c'è qui a Saline Ioniche. È il Caffè Europa, presente dal 1972, che ha fatto la storia di Saline, quindi abbiamo scelto bene. Abbiamo scelto bene. Noi intanto sappiamo che c'è anche la titolare qui del bar, che è la signora, la mamma. Signora, ecco, la signora. Come nasce, signora, l'idea di fare questo bar? Perché mio marito faceva il pasticcere. E allora mi ha detto un giorno, dice, sai che facciamo quando ci sposiamo? Facciamo un bar per conto nostro. E così è stato. Lei è stata contenta? No. Oggi l'ha fatta oggi lavorare troppo. Però si mantiene in splendida forma, vuol dire che il lavoro ha fatto quindi, bene. Quindi signora, una volta si diceva che comandavano le donne, in realtà non è vero, comandavano gli uomini. Si collaborava. Mio marito allora ha smesso di lavorare, lavorava a Melito, è venuto qui. Che eravamo fidanzati ancora, no, eravamo sposati. In questo palazzo c'era un bel negozio e abbiamo fatto il Bar Europa. Bene, e dal Bar Europa sappiamo che è nato questo figlio anche, perché... No, sono nati tre. Tre, però uno dei tre figli è qui, è il signor... Demetrio. Così come diceva la mamma. Proprio nel 72, quando sono nato io per festeggiare, dice, facciamo il bar. Signora, oggi che ricordiamo di questo bar? Ecco, intanto ricordiamo suo marito, che adesso non c'è più. Noi abbiamo chiesto in giro e c'era una persona squisita e saggia. Era bello mio marito, era un bell'uomo, è morto a 73 anni. Va bene, oggi parliamo della festività. Oggi siamo qui a Saline Ioniche. Dominga, hai già sentito qualcuno già sulla festività? Sì, sul San Salvatore sono tanto devoti, come penso anche lei, vero? Sì, solo che io non mi posso muovere da qua, ma non vado. E siamo venuti noi, signora. E mi dispiace, perché è una bella ricorrenza ogni anno. Bene, Dominga, noi dobbiamo andare alla pubblicità, però ricordiamo i nostri telespettatori che ci guardano attraverso le TV più importanti, Telespazio TV e Calabria TV. Venite a Saline Ioniche, adesso è imminente l'estate, prendete un bel gelato, un buon dolce, quello che sia. E domandate a questa signora che vi farà lo sconto, vero signora? Sì, come no. No, ma vengono tutti questi delle ville. Vengono tutti qua. Bravo. Bene, adesso pubblicità, ci rivediamo ancora dopo con Saline Ioniche. Ci troviamo all'interno del locale L'Antico Casale e mi trovo proprio in compagnia del titolare Egidio Montoli. Beh, andiamo a conoscerlo un poco, perché abbiamo l'onore con le nostre telecamere della Graziano Tomarchio Production di avere un campione
mondiale della pizza, però andiamo per grado, andiamo a conoscere come nasce questa passione. Allora, la passione nasce nel lontano 96, 1996, ho iniziato a fare questo lavoro in una pizzeria e mi è piaciuta e non ho mai mollato. Ecco, ho fatto comunque l'alberghiero a Villa San Giovanni e mentre studiavo facevo anche il pizzaiolo. Infatti con i voti non è che siamo andati poi tanto bene, però abbiamo, ecco, fatto un pacchetto buono di esperienza nell'ambito lavorativo della ristorazione in generale, ma prettamente sul prodotto pizza, perché comunque la pizza ormai ad oggi non è la classica pizza di una volta, ma le farine sono cambiate, le farine vengono trattate, e uno deve riuscire comunque a capire il tipo di prodotto, il tipo di farina che deve usare e tutto quello che riguarda la pizza. E dopodiché nell'anno 2003 ho aperto la mia pizzeria e quindi ho iniziato questo lungo cammino che ancora ad oggi, dicevano una volta, non c'è angio che su vecchia a morire, ma c'è angio che su vecchia a imparare. Quindi abbiamo tutti da imparare e tutti da insegnare, perché per quello che posso cerco di insegnare gli alunni e di insegnare i ragazzi che si prestano a questo mondo, anche perché essendo presidente di associazione, la mia associazione è l'Avos Calabria, dove sono il presidente al momento per la Calabria, cerco di dare un supporto tecnico e morale ai ragazzi che iniziano questo lavoro, perché non è facile oggi come oggi, sono tanti sacrifici che vengono fatti per stare all'interno di questo gruppo di pizzaioli, perché non è facile, ecco, fare il pizzaiolo come tanti altri lavori, però in particolar modo abbiamo le alte temperature, abbiamo tanti sacrifici, ecco, che si devono fare. I giovani di oggi si apprestano con facilità a questo lavoro, sì, visto che ci sono tanti sacrifici da fare? Sì, diciamo che i giovani si prestano, però i giovani guardano troppo, secondo me, il network e quello che, diciamo, sono i cellulari, e quindi si innamorano solo del visivo e solo di quello che è la realtà non è poi quella che si vede la realtà è quella che un pizzaiolo comunque deve stare a contatto col cliente, deve conoscere quello che è il mondo rurale intorno al territorio, perché è normale che se noi siamo in un territorio dove piuttosto deve andare il capicollo di un altro prodotto, dobbiamo mettere il capicollo, dobbiamo cercare di portare avanti i nostri prodotti e quello che è la nostra cultura regina della nostra Calabria. Tanti ragazzi pensano di fare magari dei corsi a 40 ore, in 40 ore un pizzaiolo non riesce a imparare nulla, e i corsi devono essere almeno di 400-800 ore, dove comunque il ragazzo va a mettere le mani in pasta e capisce un attimino cosa comprende, cosa può essere il prodotto pizza, perché il prodotto pizza ormai è entrato nella ristorazione, non è soltanto il pomodoro e la mozzarella, una volta c'erano 4 gusti di pizza, adesso ce ne sono 400, quindi è riuscire a capire come inserire i vari ingredienti all'interno del disco di pasta per poi infornarli e portare un prodotto qualitativamente superiore al tavolo. Le esigenze dei clienti sono diversi. E comunque Egidio, quando mette le mani in pizza, come stavi ben dicendo, che cosa prova, cosa pensa in quel momento per poter realizzare la pizza da portare poi al cliente, al cospetto del cliente, e farla gustare? Allora, la pizza è una cosa che nasce da un impasto intero, dove si vanno a fare dei tagli, dove noi andiamo a fare dei panetti. Una volta che questi panetti vengono poi fatti maturare e lievitare, una volta che noi andiamo ad allargare comunque una pizza o a stendere una pizza, si ha quell'effetto di far nascere una cosa dal nulla. Sì, dal nulla nasce una cosa, quindi si prova quella sensazione di aver fatto una cosa sua, nel senso che realizzata. Sì. Un buon profumo di una volta, tra parentesi. Tra parentesi sì, anche perché io comunque cerco, oltre alla ristorazione, un mio giardino bio che vado a fare delle colture, tra cui zucchine, pomodorini, melanzane, il basilico,
il prezzemolo, la rucola, cerco anche di portare sul tavolo dei profumi e degli odori che comunque non si trovano più al mercato. Ecco, se andiamo a prendere un po' di basilico acquistato al mercato, non è lo stesso basilico che andiamo a fare noi in giardino. Bene, Egidio Montolli è stato insignito di diversi premi, vogliamo dire perché e che cosa? E allora, io sono stato al Mondiale della Pizza nel 2009, il primo anno che sono andato a fare questo campionato di pizza a Salso Maggiore Terme, a Parma, e ho fatto il primo posto di pizza larga. Poi nel 2011, sempre sullo stesso campionato, ho realizzato il titolo di campione del mondo di pizza senza glutine e nel 2015 sono stato a Parigi, ho vinto il mondiale della pizza con larghezza e velocità della pizza, a Roma al Pizza World Cup anche ho fatto il titolo di campione del mondo di pizza, insomma, ecco, poi ho girato tutta l'Italia, ho girato un po' quello che si dice il mondo della pizza, sono stato a Napoli, Vulcano Buono, sono stato a Nola, sono stato al Pala Partenopeo in Sicilia, Pala Cannizzaro, ho girato un po' tutto il mondo, ora è un paio di anni che mi sono un po' fermato perché comunque devo dare, secondo me, agio al nostro paese, quindi deve crescere il nostro paese, io non ci sono, vuol dire che manco e quindi non va bene, così devo stare qui con i ragazzi e con il mio ristorante e con la mia pizzeria. Bene Egidio, per chi si volesse avvicinare in questo mondo così fantastico, perché vedo che il tuo è un mondo fantastico, cosa dovrebbe fare? Niente, mi può contattare su Facebook come Egidio Montolli o come pizzeria l'Antico Casale a Lazzaro o come associazione APOS Reggio Calabria, e noi siamo a completa disposizione per dare un supporto tecnico a chi vuole intraprendere questo lavoro. Naturalmente il periodo estivo adesso siamo un po' in stand by, inizieremo con settembre, a ottobre in esclusiva per la Graziano Tomarchio Prodà. Tomarchio, diciamo che ci sarà il primo campionato mondiale della pizza senza glutine a Reggio Calabria. Quindi questo è un fiocco, ecco, che andiamo a dettare, ci sarà un campionato. E noi con le nostre telecamere saremo presenti a seguire il tutto. Certo, noi ne abbiamo fatti già quattro di campionati a Reggio Calabria e il quinto lo faremo, se tutto va bene, ad ottobre, ma sarà proprio un campionato mondiale di pizza senza glutine e quindi una cosa che tengo e che spero di poter riuscire a realizzare. La vecchiarella viene a gallina e non galluzzo tanto graziato, la vecchiarella ietta al giardino per saccattare una friscanza d'erba, alla ricota fu trova la gallina ma di vicino per la svegliata, e una finestra faccia una bambina e caro denaro c'è passato. Sì, noi siamo di qua, sì. E da quanto tempo segue questa festa? Da piccolina. Lei anche del posto? Io e il marito, no, non del posto originario, ma diciamo... Questa festa come le sta sembrando? Da quando è presente con sua moglie? Sì, sì, molto bella, organizzata bene. Mi portate anche il vostro piccolo a seguire... La processione. Sì, insieme a noi, certo. Buona processione. Grazie anche a voi. Vota a San Salvatore. Sì, San Salvatore. Patrono del,
del mio paese, certo. Lei di Saline? Sì, sì, sono nata e cresciuta a Saline, sì. Sposata qua. Quindi da quanti anni serve questa festa? Beh, io me la ricordo da sempre, io sono del 40, quindi mi ricordo sempre questa festa. Sì, cioè. Che dolcezza che ha, quindi ora sta passando proprio la statua. Sì. Diciamo che per noi è un momento abbastanza significativo per il paese. Per lei giovane, quindi anche. Sono stato fare di bar anch'io. Sì. Per noi è un momento speciale, è una cosa che ci appartiene al paese, quindi è una cosa che sentiamo col cuore di tenere alto il domina la fede e la devozione. Sì, molto, soprattutto la devozione. Ricorda qualcosa di più piccola di questa festa, di quando era piccola? È stato sempre bello, sempre lo aspettavamo con ansia. Eri da ragazzina ancora di più? Sempre, sempre. Signora, lei ha detto a sua figlia di mettere il drappeggio più bello che avevi in casa in onore del San Salvatore? Ma tutti gli anni? Sì, non solo quest'anno. Quindi è una tradizione che questa permane, da quando era piccola? Sì, 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 sì. Non c'è in tutti i posti, però vedo che da lei sua figlia lo stava raccogliendo, lei ci tiene a questo. Sì, e come? Signori, migliori auguroni. Grazie mille, grazie anche a voi. La vienna gallina e Nugalluzzo tanta graziata, a vecchiarella ietta lui ardino presta a cacciare una friscanza data alla ricota fu trova la gallina ma di vicino portatrice finalmente arrivata a San Salvatore alla chiesa. Io sono stanca ma sono felice e sempre con la fede nel cuore. Vedo anche che l'ha fatta a piedista da 11 anni circa, 12 anni la faccio per mio padre e per mia sorella, ho fatto voto. Tanta fede e tanta devozione. Signora Gurò. Grazie. Questo territorio della parte ionica calabrese della provincia di Reggio Calabria, siamo a 5 km dell'area Breganica, dove c'è Pentinattolo e altre località bellissime della provincia di Reggio Calabria. Bene, hai raccontato, hai sentito tante testimonianze, tanta fede per il San Salvatore. Sì, sì, Graziano, anche gente che ancora
fa la processione a piedi nudi perché ha fatto un voto, quindi, e anche tanti giovani, quindi ancora c'è tanta fede e devozione anche nei paesi. Ecco, la nostra Dominga se ne sta andando perché ci lascerà attraverso la sua bici colorata di rosso, anche lei vestita oggi di rosso, e noi non resta altro l'appuntamento con la Calabria che vorremmo sempre su Telespazio TV e Calabria TV, le televisioni più importanti della Calabria. Da parte mia grazie a tutto, alla prossima.